Forse c'è un'opportunità. Tu vorresti imparare a verniciare? Ti piacerebbe l'idea di fare il carrozziere? Perché io sto pensando di organizzare dei mini corsi, una sorta di workshop, in modo da farti capire a te se tu potresti mai andare a verniciare una macchina. Diciamo che verniciare è come mettere la ciliegina sulla torta. Può essere difficile, può essere facile, dipende dalla situazione. Ora, il punto di partenza di un apprendista, di uno che deve iniziare a verniciare, deve essere facile, non li puoi piazzare una macchina del genere e dirgli falla un completo, non li puoi far quella macchina lì, non si può, si parte dal principio, devi fare dei pezzettini. Allora, noi oggi abbiamo con noi il broncio, che è lui, e non ha mai verniciato la macchina, e questa è la prima volta che lui vernicia, quindi andiamo a vedere se è difficile. Bella raga! Spiego un paio di robe, poi applichiamo la base. La base è quello che noi vediamo sotto il trasparente. La vernice è composta da due elementi. Base l'acqua, quello che noi vediamo, che poi viene ricoperta dal trasparente. Quindi facciamo la spiegazione tecnico-scientifica, com'è. E poi dopo applichiamo la base. Maglia, maglia e colore. Quando ti metti in fondo, poi ti metto in forza. Vai, primo scatto. Vola. Ok, torna indietro. Ok, vai su. Ok, torna indietro. Bene. E questa qui è la prima fase. Quindi hai fatto questo lato qui, siamo perfetti. Ti sposti da qui, vieni qua e fai la stessa roba. Vai, prova. Va bene? Cambia inclinazione, vai sul cofano, perfetto. Bellissimo. Ed è fatta, la prima difficoltà è stata superata. Noi siamo andati in copertura con una mano in base all'acqua e poi abbiamo smacchiato per andare a uniformizzare la tinta. La smacchiatura serve a quello, poi andiamo ad indagare più a fondo più in là, perché questo è solo per rendervi l'idea che anche uno che non è del mestiere può fare il verniciatore. Fabio? Non ci credo che l'ho fatto io! Allora, noi qua dobbiamo attendere che tutta questa vernice qui appassisca. Noi siamo lucidi, da lucido dobbiamo arrivare verso l'opaco, quindi questa base qui deve diventare opaca. Quando questa base qui diventa opaca, possiamo applicare il trasparente. Quindi, capito Fabio? Base l'acqua, diventa opaca, trasparente. Con questa, con la base all'acqua, fai fatica a farti i danni. Puoi macchiare, però si può quasi sempre recuperare. Lì invece, se lo applichi male, viene giù. Vai a colare, dobbiamo mettere il secchio sotto, quindi impegna di qui quando hai dato la base, ecco. Stessa roba. Questa qui è la prima mano. Non ci crederei più, non ci credo. Che spettacolo. Con il trasparente bisogna fare un po' di spessore. Di solito si danno due mani. Ci sono i trasparenti dove si dà anche mano unica. Non è questo il caso. Noi dobbiamo arrivare sui 50-60 micro. Quindi di solito si dà una mano, aspetti, deve appassire. Quindi il trasparente deve tirare un pochino.
quando il trasparente è tirato, poi in base al catalizzatore che mettiamo, però sono cose un po' più difficili da capire, poi si applica la seconda mano. Io direi che abbiamo fatto il Adalia, 5 minuti? Aspettiamo 5 minuti fra mano e l'altra e poi applichiamo la seconda mano di lacca. Non avere fretta, parti da qui e arrivi qui, qui arrivi, questo, tu devi verniciare questo, non devi verniciare questo, parti da qui e arrivi qui, vai, 1, rientro, 2, 3, rientro, 4, 5, rientro, e arrivi da qui, poi fai questo e fai questo, parti da questa parte qui, bravo. Ok, vai su. Perfetto, no, ancora, facciamo di più. Perfetto, scorta di dietro. Ok, qui, questo. Perfetto, qua. Bene, qui, parti da qui e arrivi qui. Vieni da dove andrei, seconda. Parti da lì e lì. Ok. Io non ho toccato niente, quindi ho solo usato la bocca. Lui non ha mai verniciato niente. E questo qua, usando soltanto la bocca, è il risultato finale. Questo è un lavoro da 10. Ma non perché siamo amici, padre, non è tocca niente. Perché se facevi un portale, ti dicevo, guarda, non è il tuo mestiere, tanto è inutile che ci prendiamo per il culo. Io sono un esperto, questo è un lavoro da 10, lo metto una puntola da 12 però, eh. Ditemelo se vogliamo fare un corso insieme a Leclerc, che così chiamo in azienda, gli chiedo se ci prestano un po' di trasparente, un po' di base. Io penso che ognuno di voi dovete avere almeno la possibilità di capire se è un mestiere che vi possa piacere. Io non dico che è il tuo mestiere, non è il tuo mestiere, però se non l'hai mai provato non potrai mai saperlo. Mi licenzierei domani perché è fantastico sto lavoro. Ciao ragazzi. Volevi dire una roba? Ciao belli, alla prossima.